Grazie, allora, benvenuti innanzitutto a tutti i video, come è corretto dire. Volevo, allora, io mi chiamo Vittorio Castelli, sono direttore del quotidiano Piemontese, che è il giornale online che ho organizzato oramai da 12 anni, sono quello in pionere dell'anno. Volevo, prima di fare velocemente la premiazione, poi fare quattro parole sui temi di mente della sanità, visto che ne abbiamo una cosa che mi sono dimenticato da subito. Massimo Buone, che può essere presente, non c'è perché è stato convocato al tribunale per fare il pericolo di un po' alla Cipiglia e gli ha telefonato e ha detto: ciao, faccio arrivo, qui mi sa che è lunga. E ce ne dispiace, l'abbiamo già opzionato per successive avventure. Dicevo, volevo solo spiegare a tutti, immagino quasi, che dove vi trovate sostanzialmente. Questa struttura si chiama Rinascimenti Sociali, esiste da penso 6-7 anni. Andate sul sito quando lo fa, sì. Ed è focalizzata sull'innovazione sociale, ovvero su tutto quello che è anche diventato una cosa di uso, cioè di conosciuto comune dai tempi del Covid a seguire. Diciamo che l'attività più evidente che viene fatta all'interno di Rinascimenti è l'accelerazione di aziende con obiettivi sociali che passano un periodo qua di supporto, approfondimento ed anche un po' di annetti di finanziamento al fine appunto di accelerare il loro percorso all'interno della vita impresa. In effetti alcune di queste sono diventate giganti. Ne parlavo prima, una che mi stupisce, perché l'abbiamo vista partire da qua, sono due ragazzi, più o meno chiamano due ragazze, si chiama uno bravo, che chiama un marketplace degli psicologi, si chiama così, che è diventato ormai di dimensione mondiale, cioè c'è ormai in buona parte degli Stati europei e anche in America, e altre aziende a memoria non me ne vengono altre, però sono veramente cresciute molto. E voi mi chiederete che cavolo ci stiamo a fare noi, che facciamo sempre altri mestieri. Non è del tutto vero che siamo sostanzialmente degli abusivi, anche perché in effetti, come spiego solitamente, siamo un gruppo di nerd che fanno anche abbastanza benino informazione. Okay? E qui si parla sostanzialmente di tre grosse tematiche, no? Quindi innovazione sociale, digitale e a maggior ragione nel post-Covid di sostenibilità e dintorni, ambientale, economica, eccetera. Quindi noi in effetti di queste cose ci stiamo anche occupando non solo all'interno dei lavori editoriali che facciamo, quindi ormai diciamo che siamo stati un po' geneticamente modificati nella storia qua dentro. Detto questo, ringrazio tutti per la presenza, andiamo subito al racconto di cos'è il Piemontese dell'anno. Il Piemontese dell'anno è partito nel 2012 e devo dire è stato il primo anno che è stato vinto subito da un medico che in effetti non era noto in quanto medico, perché era Davide Bono, ai tempi era uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle sulla piazza torinese Piemontese. In effetti la prima risulta è stato il medico tout court, quindi ha aperto la cosa. Successivamente abbiamo avuto nel 2013 appunto Fabio Reggianotti, che tutti conoscete, direttrice del SERM, che è diciamo piemontese per adozione, ma noi non badiamo questi problemi, quindi va benissimo. Esatto, ma infatti andiamo. Però quando aveva vinto la Giannotti c'era stata discussione, ma ha fatto gran parte della sua vita da queste parti, non rompe. Esatto. 2014 Arturo Brachetti, 2015 Luigi Ciotti, 2016 Alberto De Sessè, che non conoscono in più, è un cantiere che ai tempi aveva una importante carriera anche a livello olimpico. 2017 rivince uno sportivo, gli sportivi vincono facilmente, ma abbiamo capito anche perché il meccanismo del premio è questo: la redazione sceglie una sestina di persone, personaggi, che poi vengono votati dalla rete online, ok? Gli sportivi, che piaccia o che non piaccia, si fanno pesare in queste situazioni. Tra l'altro, gli sportivi normalmente devono
sciolto, Mattia Versa, che purtroppo gli abbiamo dovuto dare posto perché era mancato da poco, era allenatore di pallanuoto torinese, personaggio storico della pallanuoto di Torino, anche lui assolutamente non di origine, non dice il cognome Aversa, però arrivò a Torino per giocare nella pallanuoto del Fiat e via. 2019 Alessandro Barbero, sapete tutti chi è, 2020 Ezio Bosso, ahimè, perché anche lui purtroppo ci ha lasciati, 2021 Erika Martina e Martina Tammaro, che conoscete? Capisco i suoi gesti capisco i gesti, però purtroppo, cioè in questi casi sono sempre stati un po', come dire, alla memoria. Per il momento di quelli che hanno preso da vivi, tutti in forma. Sì, esatto, è già un punto di partenza. Nel 2022 c'è stata una cosa abbastanza interessante e curiosa, perché l'ha vinto un'Argentina, ok? Una hostess argentina che ha un nickname che è Barbie Buck, giusto? Che era in quei tempi, aveva fatto una promozione di Torino e del Piemonte enorme, era diventata famosa sui social, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, su scala che era mondiale, e abbiamo pensato bene di candidarla, e l'ha subito vinto. In questo caso non è stato il fenomeno aggregativo dello sport, è stato il fenomeno aggregativo dei social network che l'hanno portata a questa vittoria. E quest'anno, devo dire, sorpresa, ha vinto il premio Michele Ripaldi, che è qua con noi. Gli chiederei prima di tutto due cose. Allora, noi abbiamo scritto nella sua come dire, motivazione, appunto parlando di questa operazione di propria alla cornea su un uomo di 83 anni, ci spiega veramente per non perdente se è successo. L'intervento è stato certamente un intervento molto particolare e innovativo, nel senso che per la prima volta al mondo si è riuscito a fare un trapianto di tutta una parte, una porzione anteriore dell'occhio, non solamente la cornea, perché la cornea per fortuna sono tanti anni che si riesce a trapiantare con un ottimo successo, invece in questo caso purtroppo i problemi aveva già subito diversi trapianti di cornea, nonostante questo era rimasto totalmente cieco, aveva la parte sinistra, l'occhio sinistra, anch'esso cieco per problemi di tingi, irreversibilmente purtroppo perso, per cui abbiamo deciso per la prima volta di provare a fare questo autotrapianto. Sostanzialmente abbiamo preso una metà dell'occhio sinistra, la metà anteriore, e l'abbiamo montata sull'occhio di destra, così sembra un po' splatte, però in realtà era un'idea che ovviamente avevamo da tempo sulla base di studi anche ovviamente di preclinica, che è una brutta parola, però tutto quello che serve per poi portare avanti uno studio su Don, e poi con un po' di coraggio, grazie soprattutto alla nostra azienda, c'è qui il nostro direttore che qui andai a chiedere poco prima di farlo, gli ho raccontato che stavo andando a fare una cosa che probabilmente finiva molto male, potevamo passare tutto un periodo non felice, oppure poteva essere qualcosa di importante per tutti, e per fortuna non c'è stato. Molto bene, è stata effettivamente una cosa che anche i nostri lettori, quando l'abbiamo raccontato,
uscito oggi e ha mandato i saluti. Esatto. Oh, anzi, ho due fotografie sue. Perfetto. Questa volta per quelli di Cocci. Va bene, perché siete già prenotati, tenetemi segnati. Quindi devo dire che il risultato è stato molto buono. Quindi comincerei con la programmazione protocollare. Allora, spieghiamo il premio. In queste ultime due settimane, no, quest'ultimo mesetto, ho avuto delle discussioni con una collega che vive a Torino ma di origini milanesi, i colleghi sapranno chi è, che non sapeva che cos'è il Foyot. Ecco, è stata redarguita, le ha detto cose brutte, non ci vedremo per un po'. Allora, da sempre noi abbiamo deciso di usare questo classico, come dire, questa icona della piemontesità, che il Foyot, per i non conoscenti, ma per i lo sappiano, ci si fa la bagna cauda. Tra l'altro, speriamo che questo modello di Foyot bianco regga, perché è un po' fuori moda, sono sempre più di moda. C'è stata una fase un po' chic in cui li facevano bianchi, adesso sono tornati a quelli tradizionali in terracotta colore classico, però per il momento ogni anno noi ne compriamo uno, quindi va bene. E niente, se vogliamo darci in piedi, così facciamo una prestigiosa premiazione, sembra di essere quando si discuteva la tesi all'università. Premio, professore, come primo mese dell'anno. Ovviamente può mandarsi una bagna cauda quando vorrà per poter fare subito un riuso dello stesso. Come negli anni come funziona. Esatto. Allora, dopo faremo un tutorial sul dove del fuoco. Bene, noi avevamo pensato di sfruttare questa occasione, visto e considerato che avevamo la fortuna di voler dover premiare il dottore Leopardi, poi di parlare di due, di coinvolgere, diciamo così, gente che lavora nel mondo della sanità, nella specifica situazione dei medici, ma non solo quelli, perché il concetto si allarga a tutti quelli del mondo della sanità, per fare un po' tutta la situazione. Abbiamo 3/4 d'ora, non facciamo vedere, poi nel caso ti chiamo lungo, se non sei niente possiamo anche farlo, se no dedicheremo altro tempo a queste cose in altra sede quando sarà ora. La prima cosa che volevo chiedere è, maleducata dei livelli assoluti, non ho presentato il prestigiosissimo dottor Davini, a cui il quotidiano Piemontese dovrà prima o poi dare un assegno. Ora vi spiego perché. Non perché vogliamo corrompere. Anche fuori il prossimo anno, anche fuori alla carriera. L'articolo che riguarda lui, che è uscito ai tempi del Covid, penso che sia tutt'oggi l'articolo più leggibile del quotidiano Piemontese di sempre. Infatti nel periodo del Covid, quando c'era un momentino di dare attenzione al nostro sito, arrivavano tutti da lì in coda, fenomeno da lì, olè. E quindi, essendo lui un medico, tra l'altro, che scrive dei bellissimi libri di divulgazione su temi forti, interessanti, l'abbiamo coinvolto. Nostra volontà era anche quella di portare qua, come abbiamo detto prima, Massimo Aimone, che personalmente ho conosciuto in questi ultimi mesi in quanto presidente dell'Università della Terza Età più grossa di Torino, con cui noi stiamo facendo un progetto che si chiama Signore Sunrise, che permette in comunità di Viola 65 del Piemonte, che sta pensando pure bene. E per quello che abbiamo voluto, perché Massimo è una persona che parla da medico, ma non da medico, mettiamo così. La prima cosa che voglio chiedere a voi medici, nello specifico, è come state? Nel senso che voi siete stati gli eroi, giustamente, di un periodo storico che molti di noi vogliono dimenticare, secondo me, fenomeno di rimozione ad alto livello, che è quello del Covid ovviamente, siete giustamente stati considerati gli eroi nazionali, è vero, però poi cosa è successo secondo voi? Cioè, la sanità è il vostro mestiere? Come dopo quello che è successo è cambiato, com'è la situazione? Nessuno vuole rispondere. Se volete rispondo io dunque, volevo dire. Buonasera a tutti. No, in realtà io posso fare una domanda? Assolutamente. Perché vale tutto. Allora, io lo dico tanto ormai, insomma, c'è una certa età. Io non ho dato primi esami di clinica oculistica.
anatomia, fisiologia, ma alcuni erano opzionali. Clinica coristica era opzionale. E, come dire, insieme ad alcuni amici andammo, ai colleghi, andammo a vedere come funzionava e capimmo che non era, non c'era aria, nel senso che c'era un professore particolarmente severo, diciamo così. Per cui tossi clinico coristica, e devo dire una. Con quelli che sono laureati nei miei anni siamo tantissimi a aver fatto quelle scelte. Per cui ho delle forti curiosità. Poi, come dire, gli oculisti li ho frequentati sul lavoro, mi sono occupato da radiologo come ero anche di patologia oculare, per forza di cose, soprattutto della traumatologia, però mi sembra che sia, come tanti altri ambiti della medicina moderna, fortunatamente, ma poi lo possiamo collegare al discorso e al quesito che poneva il direttore, un settore ancora in forte espansione, soprattutto sul versante della chirurgia e delle opportunità che questo può offrire, non in modo, come dire, evangelico, dare la vista a tutti i ciechi, però certamente intervenire su situazioni che fino a qualche anno fa erano, diciamo così, inattaccabili. È vero questo? Sì, assolutamente, assolutamente sì, uno dei motivi per cui io personalmente devo rispondere alla domanda, sto molto contento. Preso in mano la situazione splendidamente, infatti io mi sono spostato, come dire, adesso vi lascio perché secondo me è molto meglio così, poi dopo riparto con la mia domandona. Prego. No, è assolutamente vero, è uno dei motivi per cui personalmente io credo di stare molto bene, insomma tutte le persone che credo lavorino con me possono dire e dimostrare la stessa cosa. Il nostro è dato investire benissimo. Per rispondere un attimo sulla sua domanda, in quel momento chiaramente l'attenzione era puntata sui medici, ma come probabilmente si è dimenticato facilmente, ed è forse anche un meccanismo, come dire, cellulare, no? Di difesa, in quel momento si è dimenticato altrettanto facilmente cosa facevano i medici, ma in tutto questo gli oculisti facevano poco, perché
tra segnali elettrici e fisica, secondo me, no? Perché poi c'è una parte dell'occhio dove funzionano le leggi della rifrazione, per capirci, e un'altra parte che invece è io tra le solite esperienze di vita quotidiana che uno fa, l'ha detto anche lei nella tipologia di patologie più diffuse, è un da voi si presentano prevalentemente persone anziane, più o meno. Invece nei giovani quali sono le cose invece che sono più frequenti, più incidenti? Ma ci sono in generale due categorie. Una, vabbè, a prescindere dalle complicanze di malattie sistemiche, di diabete, tanto perché ne è una, quando purtroppo ci sono delle persone giovani ovviamente con diabete, soprattutto di tipo 1, i danni ovviamente a livello chimico, ma non solo, sono particolarmente importanti. Puoi spiegare perché quelli con diabete hanno questo problema? Sono legati alla iperglicemia cronica che a livello dei vasi del nostro corpo e non solo, anche della parte nervosa, determinano delle alterazioni importantissime che poi portano a situazioni di condizioni infiammatorie, sudazione, neurodegenerazione e di conseguenza tutte quelle alterazioni purtroppo che caratterizzano il diabete. Quella, diciamo, qui una parte dei nostri pazienti più giovani sono i pazienti diabetici, con patologie importanti, perché poi sono per fortuna sono importanti, anche dei difetti refrattivi importanti, miopie particolarmente elevati, ipermetropie particolarmente elevate, strabismi. I ragazzi, ma le altre due vere, probabilmente malattie più importanti, sono queste che si chiamano distrofie retiniche ereditarie, sono delle malattie legate ovviamente alla trasmissione genetica di una mutazione che comporta queste malattie, e poi il glaucoma anche nei giovani, che è una malattia davvero terribile, che riusciamo a controllare abbastanza bene, ma è davvero una delle patologie più insidiose ancora oggi per ragazzi. Queste direi sono le patologie più importanti dal punto di vista proprio dei danni che possono determinare. Devo fare una domanda da nerd. Nella sua pratica quotidiana cominciate a vedere troppa gente che usa device o cose del genere e che perde dei pezzi della vista, o è solo una, cioè una, come dire, è un però alla fine, a furia di stare davanti al computer e lo smartphone, diventeremo tutti ciechi, no? Ai miei tempi si diventerà ciechi per altri motivi, ma non entriamo su queste tematiche. Per fortuna non tutti sanno questa casa di città, che sennò avrebbe, credo, esatto, aumentiamo la casa. Moltissime persone, però scherzi a parte, credo che non sia solamente vero il fatto che questo tipo di dispositivi danno dei danni realmente alla vista. Credo che i danni veramente importanti che danno sono quelli al cervello, probabilmente. Perché al cervello inteso, allo sviluppo del cervello, soprattutto dei ragazzi, questo assolutamente sì. Perché l'utilizzo non corretto dei dispositivi, che siano essere quello che comporta, sono tutta una serie di problematiche dal punto di vista oculistico, di, diciamo, occhio più secco, di probabilmente, come dire, mal di testa, tutta una serie di queste problematiche, però la verità è che non rovinano assolutamente gli occhi, non ci sono dei danni reversibili da
questione. Però il dottor Davini è una persona che appunto è un medico ed è una persona, che sono due cose che si tagliano bene, però lo vive bene queste due condizioni. Torniamo al Covid, ok? Lei ha difeso, è diventato anche, non dico famoso, ma visibile, lo era già prima, però di più, difendendo, insomma, la scienza in senso lato, no? Poi si potrebbe discutere molte cose. Dopo, finito il Covid, finito sto casino, perché poi ci siamo trovati di punto in bianco, allora, nel post conflitto mondiale, in paesi più avveduti, in vista del conflittatorio, facevano delle esercitazioni, no? Dicevano, ma se scoppia la bomba, che in quei tempi era il più grosso colpo di sfiga che ci poteva capitare, siamo ancora lì, però vabbè. E noi non eravamo esercitati a, come dire, trovarci barricati in casa con una cosa che si chiamava virus, che no, più o meno alcuni non sapevano neanche prima la cosa un virus, pensavano fosse finita il computer, e quindi indubbiamente c'è stato uno stato di difficoltà, ansietà, atipicità esistenziale, di tutto. Poniamo che quindi quel momento sia stato un momento di complessità e follia. Dopo, la situazione di quelli che, come dire, erano contro il vaccino, la scienza, queste cose qua, è molto cambiata, si è radicalizzata, li hanno messi nelle riserve indiane. Allora, tu che guarda tutto, io ricevo ancora insulti adesso. È buon segno. Stessa cifra che spendevamo 20 anni fa. In 20 anni il mondo è cambiato lo scenario demografico. Io vorrei solo che rispiegassi il concetto, perché quello che è diminuito è la percentuale, i fondi stanziati per rispetto al... Correttamente, tutti quelli che si sono avvicendati al governo nel corso degli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, hanno detto no, ma noi spendiamo più di quello che si spendeva l'anno scorso. In valore assoluto questo è vero, il problema è che... L'inflazione non l'ha messa. Non è vero, il rapporto al prodotto interno lordo è, come si dice, denaro costante. Cioè, se noi consideriamo la costanza che tiene conto dell'inflazione, noi nel 2025 spenderemo meno di quello che abbiamo speso nel 2005. E questo, se fosse una scelta trasparente, sappiate, noi possiamo fare questo, ma possiamo fare di più, ma viene venduto come un grande risultato e non tiene conto
paradosso della medicina moderna è che noi oggi riusciamo a trasformare malattie che qualche decennio fa uccidevano rapidamente in malattie croniche, come si dice in termini un po' tecnico, ma si capisce, lungo sopravviventi. Cioè, prima si moriva in pochi mesi, oggi si sopravvive in decenni, ma quella sopravvivenza che abbiamo strappato alla morte la paghiamo a un costo. Quindi pensare con l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione dell'andamento delle malattie e con l'invecchiamento della popolazione che noi possiamo spendere lo stesso che spendevamo 20 anni fa, secondo me è follia. E i risultati purtroppo si vedono, perché quello che sta succedendo è una sempre crescente difficoltà di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e cominciamo a avere, cosa che non conoscevamo, il servizio sanitario nazionale, persone che non si curano più, perché non riescono più a farsi curare dal servizio sanitario, non hanno le risorse, i soldi per farsi curare privatamente. Quindi bilancio, io sto bene, grazie a Dio, nel senso di salute. Spero di stare bene di salute a lungo, perché lo scenario che si sta prospettando non è per niente agradabile per noi che abbiamo una certa età. Quindi che affronteremo nei prossimi decenni l'invecchiamento di cui parlavo prima. Allora, storicamente a me mi ha spiegato, mi hanno spiegato voi e i vostri colleghi, una forma italiana un po' curiosa, che per non arrivare al punto in cui ci si ammala bisognerebbe fare prevenzione. Fin lì ci sono arrivato. La prima domanda, e volevo farla al dottore, il nostro piemontese dell'anno, è come fare prevenzione nel suo campo. Un po' ne ha già parlato prima, no? Cose da non fare. Però il tema è più ampio, ovvero sia, oggi introduco un temino, mi ha chiamato un amico che è psichiatra per invitarmi a una cosa, bla bla bla. E lui, come dire, cercava di spiegarmi il tipo di evento che stanno facendo, eccetera, eccetera. E io gli ho detto, guarda, il problema è che se non, cioè, con chi vai avanti, con chi vuoi, devi parlare, cioè parli con la gente o parli con dei medici, ok? Allora, l'altra cosa che gli ho detto è stata, noi riceviamo in redazione un sacco di inviti barra, come si dice, presentazione di eventi del campo sanitario, devo dire in maniera abbastanza senza peli sulla la lingua, legata anche molto al fatto che molte aziende del settore sanitario di origine privata vogliono farsi pubblicitare nell'ambito. Però noi diamo sempre spazio, ad esempio, alle campagne varie, molte, plurime, sui temi della prevenzione. Quindi di cosa ne anche molto onestamente i giornali, i media, queste cose qua ne fanno. Però che se può fare di più, sempre su questi temi della prevenzione? Cioè, ne siamo ragionevolmente consci, vagamente, noi cittadini, qui amplio la domanda e il quesito ai più presenti? La domanda, cioè, quando mai opportuna, ovviamente nel nostro ambito è quello che è un po' di esperienza. La prevenzione è fondamentale, questa è una frase che abbiamo sentito tantissime volte. Per quanto riguarda le problematiche oculistiche, per le stesse patologie che abbiamo detto prima, noi oggi abbiamo armi veramente efficaci, dei farmaci che sono in questo momento probabilmente uno degli interventi più diffusi al mondo, che si usano appunto per quella forma di maculopatia dell'anziano, sono farmaci eccezionali, ma bloccano la situazione sostanzialmente al momento in cui la intercettiamo. Stesso discorso per la patologia degenerativa della coma, e così vale per tutta una serie di patologie, perché ad oggi non abbiamo assolutamente alcun farmaco che sia in grado di ripristinare dal punto di vista funzionale le cellule nervose di conseguenza del clinico. Quando è rotto, è rotto. Quando è rotto, è rotto, ma se è rotto poco, significa che è rimasto tanto. Per cui anche da un punto di vista costi, quando oggi arriva una persona che ha un danno già molto avanzato per una di queste patologie, intanto costa molto di più, perché dobbiamo usare molti più farmaci, dobbiamo usare diversi farmaci insieme, li dobbiamo usare per molto più tempo. Quindi tanto costa molto di più. Ma soprattutto il risultato funzionale, che spesso è quello che chiede il paziente, cioè la vista che gli permette di avere un minimo di indipendenza, che può essere a volte guidare, a volte no, non si riesce neanche a ottenere. Per cui per noi oggi è veramente imperativo riuscire a intercettare questi pazienti, è fondamentale prima che sia arrivato un certo declino funzionale, altrimenti faremo di tutto, ma
se noi tutti facessimo almeno un quarto d'ora a piedi, io l'ho fatto vedendo qua la metropolitana e mi farò vedere anche un altro quarto d'ora di torno, questa cosa qui, ecco, già soltanto un quarto d'ora, mezz'ora a piedi tutti i giorni ti migliora la nostra aspettativa di vita di qualche anno, perché per tutte le ragioni su cui adesso non mi annoio, che parlo del metabolismo, ma della circolazione. Quindi, come dire, molto bisogna ancora fare, si può ancora fare sulla prevenzione primaria. Tra l'altro mi permetto di raccontare la prevenzione nella mia persona. Io vado sempre in bici, ho avuto un infarto in bici, quindi capite subito che funziona perfettamente. Però in effetti no, era per promuovere l'utilizzo della bicicletta. Dunque, mi... Però che l'hai raccontato, se forse non avessi fatto in bici. Esatto. Esatto. Allora, volevamo solo fare un saluto a Maria Chiara Cataldo, che è arrivata qua, che è stata fra i sei, come dire, fra la sestina dei candidati, e quella bella signora bionda, seconda fila. E, seconda cosa, volevo fare, visto che si parlava di anche di prevenzione, che vuol dire anche molto comunicazione, volevo fare un ringraziamento personale e di categoria per Paolo Berra, che si è occupato della comunicazione di tutti gli enti sanitari del Piemonte, dalla città di Torino a non lo so dove. Infatti una volta gli siamo sentiti, ma adesso tu cosa fai? E ho cercato di capire la qualifica, perché in effetti per noi è uno dei punti di riferimento, anzi è il punto di riferimento direi più sensato di questo tipo di cose che vengono fatte in questa città. È una persona seria, piacevole, sempre disponibile e anche molto competente. Fine dei ringraziamenti. Visto che abbiamo detto appunto di non essere troppo logorroici, volevo chiedere, prima di andare avanti, perché come sapete i bravi presentatori hanno domande per andare avanti per 14 ore, se qualcuno invece dei presenti ha qualche cosa da chiedere ai più presenti, non a me perché non so, parliamo d'altro, però non sarebbe di grande utilità. Non siate timidi. Può essere, anche perché normalmente a quest'ora uno potrebbe pensare già anche... Assolutamente, faccio una hostess. Lei è stato presentato, ma si presenta. Se vuole. Sono Antonio Scarnozzi, un collega medico. È il direttore sanitario del Movimento. Esatto. E l'ufficio comunicazione ci ha aggiornati. La prima domanda al dottor Davide e poi intanto penso mentre mi risponde. Allora, quindi nelle prime osservazioni che stava facendo il dottor Davini sul sostanziale del finanziamento del sistema sanitario, ci stava portando a considerare il fatto che i professionisti sanitari tutti, perché si parla dei medici, ma ricordiamoci anche tutti i professionisti sanitari, anche i medici, anche il personale a supporto, possano vivere, soprattutto dopo lo sforzo fatto col Covid, una sorta di quasi di sfiducia, un senso di tradimento da parte delle istituzioni rispetto allo sforzo che hanno compiuto e soprattutto ai messaggi che spesso vengono portati, anche come dire, la motivazione che si dice per cui molti professionisti abbandonano il sistema sanitario, come se sia una motivazione meramente economica, come se fosse solo lo stipendio, la motivazione che ha trattenuto tutti questi anni nel servizio sanitario pubblico i professionisti sanitari, e quindi questo tradimento e questo abbandono da parte delle istituzioni possa essere in qualche modo una china pericolosa che si sta prendendo. Io sono convinto che sia una china pericolosissima. La banalizzazione del vanno a lavorare fuori perché guadagnano di più è una banalizzazione, qualcuno legittimamente lo può fare, figuriamoci, ma io credo che l'atmosfera, l'aria che si respira è piuttosto pesante. Il definanziamento porta inevitabilmente a una riduzione delle opportunità che i professionisti sanitari sono in grado di offrire ai cittadini. I cittadini, comprensibilmente, si nervosiscono, cresce la conflittualità, cresce a livelli che onestamente non conoscevamo negli anni scorsi, cresce e cresce il disagio di chi lavora con spesso condizioni
professionisti che comunque aspirano a lavorare in un luogo che oggettivamente rappresenta, a me non piace la parola eccellenza, ma così ci capiamo, l'eccellenza sanitaria piemontese. Però nelle realtà periferiche ci sono situazioni terrificanti, perché ho molti colleghi che mi raccontano situazioni veramente difficilissime e non sostenibili. Per cui sì, c'è stata molta distrazione, molto spesso ignavia, non proprio premeditazione, ma il risultato dell'abbandono del sottofinanziamento rischia di essere, di portarci lungo una china pericolosissima, e se non c'è un colpo di coda importante non riusciamo. Sì, vuole concludere il discorso, allora, ci mancherebbe. No, era una domanda totalmente diversa. Ok, allora, grazie. Io vi ringrazio per il saluto e il ringraziamento. Ho una domanda, innanzitutto complimenti per questo premio. Io sono stata anche onorata a essere tra le persone candidate con nomi così importanti, con quello che lei è riuscito a realizzare. Io sono rimasta particolarmente colpita, però ovviamente dietro c'è studio, ricerca e professionalità, quindi ancora complimenti. Però a questo punto ne approfitto anche per fare una domanda da persona ignorante in materia, però molto interessata all'argomento, e quindi è una domanda davvero ingenua. Che cosa sta facendo la sanità, in particolar modo la medicina, per quanto riguarda la regione Piemonte? Ovviamente io porto acqua al mio mulino, per quanto riguarda gli studi di genere, nel senso che sempre di più ci si sta interrogando sul fatto che molti sintomi, sono diversi tra i due generi, e quindi proprio sono interessata, in quanto presidente di un'associazione che si occupa di violenza di genere, qualità di genere, di sapere se c'è ricerca in questo campo. Lo chiedo proprio perché parto da una condizione di non conoscenza, quindi non so se il Piemonte in questo senso ci si sta muovendo, l'Italia in generale, quindi vi ringrazio se sapete dirmi qualcosa. Sul Piemonte non rispondo. Non è il perimetro delle mie responsabilità. Posso dire in generale che la medicina di genere ha finalmente attivato l'attenzione anche nel mondo della ricerca negli ultimi anni. A Torino abbiamo una bravissima ricercatrice che è Silvia Di Francia, che si occupa, che ha scritto un libro sull'argomento, e è sicuramente un terreno da esplorare per molte ragioni. C'è una che cita spesso Garattini, che a me Silvia Garattini. Che a me convince, cioè che molto spesso. Sono farmacologo. Sì, farmacologo. Io faccio col dolce vita. Faccio Wikipedia. Sempre il dolce vita. Anche a te. Sì, e che sostiene che non esiste ricerca oggi sui farmaci. La ricerca sui farmaci oggi è prevalentemente coinvolge soggetti di sesso maschile, che non vengono tenuti conto le differenze molto importanti che stiamo scoprendo esserci nello sviluppo delle patologie tra i due sessi. Quindi è un mondo, come dire, su cui finalmente la ricerca si sta attivando e per il quale credo che ci saranno presto risultati significativi in termini di modulazione delle terapie tra i due generi. Però non sono in grado di rispondere su cosa credo che condito il fatto che la dottoressa Di Francia, giusto, ha anche avuto un ruolo, lo ha tuttora anche a livello dell'Università di Torino rispetto a queste cose, quindi vuol dire che la casellina perlomeno l'hanno occupata. Io sarò felice quando questo tipo di ricerca lo faranno degli uomini, però, perché se lo fanno solo le donne sembra un femminismo medico, che forse non è il caso. Allora, la seconda domanda. Ma intanto contribuisco alla risposta. Nella nostra azienda abbiamo istituito un gruppo per la medicina di genere e stiamo stimolando e promuovendo delle attività di ricerca anche. Ci sono settori che sono più interessati e settori che sono meno interessati, e ci sono degli ambiti dove
c'è anche un razionale in cui, a cui collegarsi e degli altri in cui ancora da esplorare, perché insomma non è tutto chiarissimo, la suggestione c'è e in alcuni ambiti ci sono già evidenze, però è tutto un terreno ancora da strutturare anche nell'attività di ricerca, quindi è un ambito in cui bisogna molto lavorare ancora sulla discussione di quale possa essere il valore scientifico per investire anche in termini di ricerca, quindi c'è ancora da fare un laboratorio di idee anche intorno, però insomma abbiamo iniziato a istituire anche dei gruppi di lavoro che stimolano l'attività di ricerca. Se posso fare anche una cosa, c'è un problema logistico di una roba, lo dividiamo. Lo dividiamo tutto. Un dato che io posso portare come testimonianza non del Piemonte, che quando noi pubblichiamo dei lavori scientifici, uno dei dati iniziali è quello demografico, dire quanti uomini e quante donne. E prima era solamente un dato che chiedeva, come dire, quasi a livello di curiosità, o comunque per dimostrare che in qualche maniera era, diciamo, coperto tutto il possibile. In realtà adesso ci chiedono spesso di differenziare i risultati negli uomini e nelle donne, che è una cosa assolutamente corretta, anche perché sappiamo in cui la donna soprattutto è assolutamente protetta rispetto all'uomo e viceversa, quindi è molto interessante capire questi meccanismi e capire per cui l'attenzione secondo me c'è assolutamente, perché ripeto, adesso mi è capitato più di una volta che ci chiedono proprio di differenziare i risultati, cosa non è mai successo prima tra uomini e donne, credo sia molto importante, qui l'attenzione c'è. Grazie. La domanda è meglio. Professore Valli, i docenti universitari sono tra le categorie della pubblica amministrazione che, come le forze dell'esercito, per professione, anche per trovare soddisfazione professionale, coronamento di carriera, insomma anche occasione lavorativa, si muovono all'interno del paese, se non addirittura anche fuori dal paese, ma parliamo del paese. Questo che adesso c'è, puoi avere dei risvolti sia professionali sia personali, ma chiaramente più parliamo della dimensione più professionale. Questa occasione di rotazione su anche più regioni d'Italia, in un sistema in cui noi continuiamo a considerarlo unico, sistema sanitario regionale, ma ricorda tutti da ormai molti anni, è un sistema sostanzialmente diverso tra le regioni e si parla anche insomma che questo anche un momento di definanziamento è anche un momento in cui il rischio di aggravamento delle differenze tra regioni è molto alto. Però che lati positivi, che lati negativi, che impressione ha rispetto a questo? E lo trova giusto? Sì, assolutamente giusto. Visto che io vengo da una zona un po' più a sud, io sono barese, ma sono cresciuto qui a Catania, sono stato un po' in giro, per cui io ne sono la dimostrazione, sono da 4 anni qui, ma io credo che sia fondamentale, dovrebbe essere quasi obbligatorio. Io di lati negativi ne vedo solo uno, forse la difficoltà logistica, lontananza dalla famiglia, che può essere per qualcuno, non tutti si possono spostare, può essere anche un grosso vantaggio in alcuni casi, questa lontananza, questo ovviamente dipende dalle condizioni, dipende dalla situazione, però scherzi a parte, temo che una delle vere motivazioni, soprattutto in discipline come la nostra, anche in cui c'è una parte privata importante, ed è il motivo secondo me per cui spesso anche chi fa questa carriera universitaria preferisce a volte non fare un passo in avanti, ma rimanere dove sta, perché dal punto di vista economico il fatto di spostarsi in altra sede comporta, almeno in un orizzonte diciamo più o meno prossimo, non un incremento di quello che è il proprio guadagno. Per tutto il resto secondo me è solo veramente una cultura che dovrebbe essere totalmente trasmessa. Qui ci sono dei nostri ragazzi specializzati che casualmente sono questi hanno chiesto tutti 2, 3, 4 settimane di ferie per essere qui oggi, ma siamo contenti. Però scherzi a parte, noi facciamo sempre delle formazioni, adesso abbiamo ripreso a farla anche con strutture che siano in regione, fuori regione, ma anche all'estero, perché credo che sia solo un arricchimento personale, un arricchimento che loro portano alla nostra struttura, tant'è vero che quando ne parliamo dico sì, sono contento con gli altri, cerchiamo di farlo in un certo momento in cui voi avete ancora il tempo di tornare e trasferire, far crescere diciamo anche noi, per cui io credo sia oggi fondamentale, lo metterei quasi come norma indispensabile per poter progredire una carriera, non credo che sarà mai concesso dal punto di vista politico, ma credo che sia davvero fondamentale.
sia come rinascimenti di ospitare altre cose del genere, perché bisogna che se ne parli, mischiando se possibile le cose più vicine alla prevenzione della clinica, anche gli aspetti, se vogliamo, sociali della cosa, e anche noi non siamo medici, però anche dei problemi dei medici e dei, volevo finire parlando delle altre professioni sanitarie, ne parliamo un'altra volta, abbiamo l'occasione buona. Un ringraziamento a tutti i presenti, un ringraziamento ai medici in generale, per quello che hanno fatto sia prima ma anche in questo periodo.